Carlo Bononi è sostanzialmente l'ultimo grande pittore della grande stagione che viene definita Officina Ferrarese. È stato in qualche modo l'ultimo erede della grandissima stagione che comincia con Cossa, Tura ed Ercole De Roberti, transita attraverso Dosso Dossi e finisce esattamente proprio con Carlo Bononi, e che è un artista che probabilmente il grande pubblico non conosce, almeno. Abbiamo questa convinzione, abbiamo anche la presunzione magari di farlo conoscere meglio alla fine appunto di questa mostra, ma era molto amato e molto apprezzato dai suoi contemporanei. Faccio un esempio banalissimo: alla morte di Carlo Bononi nel 1632, uno dei suoi dipinti resta incompiuto e il committente si rivolge a Guido Reni per cercare di farlo terminare. Guido Reni risponde che i quadri di Bononi non si toccano perché era un artista, dice lui, grande e primario. Vedremo una mostra innanzitutto su un pittore del Seicento. Questo per Ferrara è un fatto abbastanza inedito, se non altro quando si parla di artisti locali. Conosciamo tutti la grande stagione del 400-500, quindi questa è un'occasione per capire che cosa avveniva a Ferrara invece nel secolo successivo. E poi vedremo un pittore che, per darvi ecco dei riferimenti, è stato accostato a Caravaggio quanto a Zurbaran. Un pittore dal disegno formidabile, come sottolineò Guido Reni, ma anche dal colore molto vivace, che dipinge delle tele magnifiche e piene di vita in un'epoca in realtà di grande sofferenza, un'epoca molto problematica.